siamo in spiaggia a Chiatona, in provincia di Taranto, con i ragazzi della mia squadra e con degli amici di altre società della provincia di Matera, e con Michele De Carlo, che qualcuno di voi conoscerà sicuramente. E speriamo, il bar è quello giusto, speriamo di portare qualche cattura a terra per potervi far vedere le potenzialità di queste spiagge. E nient'altro, ci aggiorniamo a dopo, insomma, vediamo un attimino come va e spero che il risultato sia positivo, che vi mostri quello che effettivamente riusciamo a tirare fuori. C'è Michele De Carlo, che ai più è conosciuto per le fotografie che pubblica, che manda spesso in redazione, Vincenzo Marravudino della Lenza Club, Saverio Scarangella del Lenza Club, del Martin Pescatore abbiamo Gianluca D'Autiglia e il mio segretario Lino Luca Torto, Giovanni Napolitano, e poi abbiamo Tommaso Bolognini, e il nuovo acquisto, lo straniero Tirin, e Gianni Pargoletti. E con loro stasera, ripeto, proveremo a pescare e a collaudare le attrezzature Surf Italy. Buonasera, sono Lino Luca Torto del Martin Pescatore da Taranto. Ci troviamo sulla spiaggia di Chiatona, la parte ionica di Taranto. Alle mie spalle abbiamo il porto, come ben si vede. E niente, questa è una spiaggia medio-bassa. In alcuni punti troviamo qualche zona più alte, però la maggior parte è medio-alta. Per la battuta di stasera proverò tre tipologie di canne. Proverò una 170 grammi per provare a distanza per qualche spigola o qualche pesce serra. Dopodiché monterò una 130 per cercare una media distanza, mormore o anche spigole. E siccome il mare lo permette, perché è un mare lungo e ci sono molti canaloni, proviamo nel sottocosta, proviamo una 90 grammi in cerca di mormore di taglia. Sulla Power 130 sto montando un terminale a tre ami, un trave da 0,50 con fili da 0,25, in cerca di una media distanza per le mormore. Gli ami sono un numero 12 e, come ho già detto, cercheremo una media distanza delle mormore. I terminali sono dello 0,25, come ho già detto, e il trave dello 0,50. Cercheremo di lanciare più o meno su una distanza sui 80-100 metri. Come stiamo vedendo, il mare è in scaduta e la stagione, diciamo che è un po' avanzata. Mi auguro, comunque mi conforta il fatto che l'acqua è pulita e che non ci sono alghe, quindi sono ottimista sul risultato finale della serata. Devo dire che in questo periodo purtroppo non si capisce perché su tutto il litorale sono latitanti le mormore, che qui solitamente in questi periodi riusciamo a catturarne di numerose per quantità e anche di qualità. Ripeto, mi auguro fortemente che stasera riusciamo a tirar fuori qualche bel pesce, anche per dare agli amici di Surfcasting TV la possibilità di vedere le potenzialità delle nostre spiagge. Allora, stasera abbiamo invitato anche un po' di amici che vediamo da quella parte, loro sono un attimino in disparte perché sono a disagio per la situazione nuova che si è venuta a creare qua sulla spiaggia, che abbiamo creato veramente sulla spiaggia. E poi diciamo che la parte agonistica del gruppo è quella che troviamo sulla destra, sono più che altro i ragazzi della mia società con i quali svolgo il provinciale giornalmente, cioè annualmente, perdonatemi, ormai da due anni. Lui è stato il campione provinciale per l'anno scorso, io per quanto mi riguarda mi sono qualificato forse fortunatamente per accedere al campionato italiano individuale. Abbiamo anche Jacopo De Quarto, che è da quella parte, lo vediamo lì con la maglia nera, con la banda gialla, che per effetto del quorum dei partecipanti per la provincia di Taranto, anche lui accede di diritto al campionato italiano. Quindi siamo in 3 su 4 dalla provincia di Taranto a portare il surf, il nostro surf in Sicilia. Speriamo di riuscire a portare anche un risultato a casa, me lo auguro, e anche se so che sarà dura in quanto gli agonisti
che incontreremo sono forti di esperienza, cosa che a noi manca, almeno la maggior parte dei ragazzi. Io non parlo per me perché ormai ero un po' fuori dal circuito, adesso sto ricominciando perché sono stato costretto fra virgolette a riprendere l'attività agonistica, in quanto me lo chiedono i ragazzi e credo abbiano in questo frangente necessità di una guida. Spero di essere per loro un riferimento per qualche altro anno ancora, nel frattempo loro crescono. Chiatona di per sé è una spiaggia che nella stagione giusta, nei momenti giusti, dà tantissimo. Queste sono condizioni più che altro tardo estive, autunnali e invernali. In questo periodo è una condizione un pochettino anomala. Ci aspettiamo qualche mormora, credo difficilmente il Serra si avvicinerà. Probabilmente riusciremo a vedere anche qualche spigola, non molto grossa, ripeto, dato il periodo, ma è probabile ed è facile che accosti dietro il novellame, che in questo momento, in questo periodo, è numeroso in acqua. Sulla Power 170 stasera proveremo a innescare un trancio di cefalo in cerca di o una spigola o di un serra. Proveremo una media lunga distanza, anche perché queste spiagge sono molto famose sia per le spigole e sia per i pesci serra. Mentre nelle ore notturne proveremo una Beach Legerick 90 grammi, monteremo il vettino più pesante, proprio in ricerca nel sottocosta per le mormore. Proprio queste spiagge di Chiatona, di questa zona litorale, sono famose, come già detto, sia per le spighe che per i serra e nei periodi di riproduzione di mormore. Ne troviamo di varie grandezze, partiamo già dai 20 cm ad arrivare anche al mezzo chilo, anche ai 600 grammi. Per la pesca delle mormore stasera monteremo un trave dello 0,30 con finali di 0,22 e anche la ami da 12, ricerca proprio delle mormore. Piombo che useremo un 80 grammi, anche perché come ho già detto useremo una distanza molto breve e come ho già detto anche proprio per la forma della spiaggia e come è composta, le mormore si prendono a poca distanza. Allora, lui è Gianluca, è uno dei, posso dire, dei miei ragazzi perché è iscritto con la mia società. È una persona che sicuramente ha cominciato da pochissimo e mi sta dando grandi soddisfazioni. Ma che stai pescando? Come hai armato queste canne? Una canna impostata a sarda, dato le condizioni del mare, non si sa mai, con capo d'acciaio. È una canna alle mormore. Quindi? Monoamo? Quindi, no, una canna con un flotterino centrale, quella alle mormore con un flotterino centrale e due braccioli a terra. E quella lì, amo scorrevole, quella con il capo d'acciaio con amo scorrevole, amo fisso alla fine. Quindi abbiamo anche Michele De Carlo, che i più conosceranno. Vieni Michele. Benvenuto a trovarci Michele, un grande amico. Ciao a tutti. Di Surfcasting, lo conosciamo perché lui sicuramente è uno di quelli affezionati che spesso e volentieri posta le sue numerose belle catture sulla rivista. E lo ringraziamo per essere venuto a trovarci. Grazie. Cosa devo dire? Sono felicissimo e orgoglioso di questi compagni. Mi hanno accolto anche se non faccio parte della società. Un grande gruppo, una grande stima, grande grazie a Pino. Grazie a te, veramente.
grazie a tutti. Grazie. E questo è il secondo gioiello della società dopo Lino, che è il campione provinciale dello scorso anno. E il ragazzo promette, perché è venuto da noi che circa 2 anni fa non sapeva la differenza tra il manico e la cima di una canna. Lo scorso anno si è qualificato secondo e lui è uno di quelli che accede di diritto al campionato italiano individuale. Quindi chi non lo conosce adesso se lo può stampare nella memoria, perché sicuramente è uno dei personaggi da battere. Promette bene, speriamo che non si perda per strada. Lui è Jacopo De Quarto, lo dico giusto per la cronaca. Ed ecco l'altro giovanotto. Buonasera. Che combatte eternamente, io lo chiamo Toto Cutugno, perché sta sempre lì che aspetta, gli manca sempre il pezzettino per arrivare lì per lì a completare di mangiare il pesce. E diciamo che è un ragazzo che ci mette tanta buona volontà, è dotato di tecnica, promette anche lui molto bene. Speriamo, i risultati arriveranno. Speriamo che continui sull'impegno che ci mette, che non trascuri niente di quello che ha imparato, anzi che faccia tesoro di quello che sta continuando ad imparare. Sicuramente è una nuova forza, una nuova promessa per il surf tarantino. Mi impegnerò e continuerò a farlo, è un piacere. Comunque ho detto che Alfonso Polignano, no, è lui Alfonso Polignano. Grazie. Ed ecco a lui, ecco a noi, scusatemi, Gianni Pargoletti, ormai più lo conoscono. Gianni è un malato del surf. Sicuramente non è un agonista completo, perché Gianni si avvicina all'agonismo da poco tempo, però sicuramente ha tutti i fondamenti del vero surfcasting. Lui è un surfcaster di quelli puri, fatto di 50 di terminale, piombo da 200 grammi, canna che abbia un range almeno di 150-250. Quindi lui nell'agonismo attualmente ha qualche difficoltà, perché non riesce ad entrare non nella logica, nella tecnica. Chiaramente uno che è stato abituato a pescare a vero surf in questo contesto ha qualche difficoltà, ma sicuramente sta recuperando e sta cominciando a capire come muoversi e come attrezzarsi. Gianni Pargoletti sicuramente è uno di quelli che farà parlare di sé nell'ambito provinciale e credo anche fuori da questo contesto. Lo ringrazio per continuare a darci fiducia, perché chiaramente capisco che non è un ragazzino, non è una persona inesperta, anzi certe volte con lui ho anche qualche scontro tecnico, però che è comunque costruttivo, perché porta a discutere di scuole di pensiero diverse che alla fine comunque si incontrano e fanno parte del bagaglio della società, insomma, tutte le nostre conoscenze non rimangono mai in casa di ognuno, le mettiamo a disposizione di tutti, questa è la conclusione. E quindi stasera Gianni come stai pescando? Gianni stasera sicuramente so che sta pescando a serra e quindi glielo chiedo per diritto di cronaca, ma secondo me Gianni ha impostato una canna a serra. Sì, momentaneamente una Le Mormore, l'altra la sto piazzando già a serra. Io poi, come ha detto il carissimo Giuseppe Recciolo, sono abituato al surf estremo, piombi da 200, insomma canne pesanti, ripartite, e questo è un mondo nuovo per me, anche perché bisogna dimenticare tutto quello che ho fatto fino adesso e entrare in questa ottica, lenze sottili, ami, cioè un altro tipo di tecnica. Comunque ce la stiamo mettendo tutto, grazie a Peppe Recciolo che comunque mi ha dato l'opportunità di entrare in questo mondo, perché comunque sì, si è messa a disposizione non solo magari con gli incontri, però ci ha dato anche modo di vedere alcuni travi, insomma è un buon maestro. Grazie. Un buonissimo maestro. Niente, oggi cercheremo di pescare qualcosa, usiamo il condizionale, per adesso solo le Mormore, vado con il cavetto d'acciaio da 30 libbre, un finale da 1,5 metri da 0,50, ami 3,0, insomma questo. Spero di prendere qualche preda grossa, approfitto dell'occasione che comunque c'è Surfcasting TV e quindi coroneremo, diciamo, il sogno che abbiamo sempre ambito noi surfisti. Allora, lui insieme
Lui è Saverio Scarangella e insieme a Vincenzo Marraudino sono dei carissimi amici. Voi dovete sapere che prima di fondare il Martin Pescatore nel 2012, io insieme a qualche altro compagno come Lino Luca Torto eravamo iscritti alla sezione provinciale FIPSAS di Matera. E fra gli amici che mi sono rimasti, sono tutti amici, ma coloro i quali mi sono particolarmente vicini sono sia Saverio che la fidanzata Stefania che Vincenzo. Devo dire che loro sono pescatori d'acqua dolce, ma non in senso spregiativo, sono veramente dotati di ottima tecnica in quanto vengono da pesca in fiume, nel lago, nel torrente, quindi affrontare poi il mare per loro non è una difficoltà. Loro in pochissimo tempo raggiungono sia la montagna che la spiaggia, quindi le tecniche si mischiano e questo favorisce la loro predisposizione verso l'agonismo. Solitamente loro qui non vengono, siamo più noi che andiamo da loro, in quanto i fondali sono diversi e la tipologia di prede è molto più vasta. Qui essenzialmente in questo periodo, dicevamo prima, sono mormore. Saverio, come trovi questa spiaggia rispetto alle tue solite? E poi magari ci descrivi anche un pochettino i tuoi fondali, i tuoi posti soliti di pesca, insomma. Sì, infatti questa non è una spiaggia mia solita, in quanto è una spiaggia molto compatta, quindi credo che le condizioni meteo-marine di oggi siano favorevoli per questo tipo di arenile, in quanto si smuove qualcosina tra mormore o grufolatori o quant'altro si possa muovere. In genere le mie spiagge, noi siamo di qui a circa 30 km, no Pino? Sì, più o meno. Sono completamente differenti, sono un arenile molto basso con un primo canalone, una secca e l'altro canalone sui 70-80 metri. La geometria della spiaggia è diversa? Molto diversa, è una spiaggia molto, molto soffice, quindi si pesca soprattutto a mare fermo. Infatti parliamo della stagione estiva, sì, sì, differenza sì, di quella invernale. Passiamo in questo periodo, sì, si pesca prettamente a mare calmo. Con mare come questo è inutile starci in quanto ci sono anche i granchi che la fanno da padrona. Ci sono molti fiumi, quindi gli sbocchi a sì, mare infatti sporcano spesso e volentieri l'acqua. Qui i fiumi ci sono, ma hanno una portata d'acqua molto, molto irrilevante rispetto ai loro, che sono a portata sicuramente più ampia, più grossa. Poi geologicamente parlando questa è una spiaggia più vecchia, quindi è un fondale più compatto, più duro, e il loro invece ha una granulometria più grossa. Vincenzo ha visto una mangiata. Vincenzo ne ha già tre. Saverio probabilmente lo ha seguito. Sarà stata un'onda, no, niente, falso allarme. Spiacenti. Cercheremo di riprenderci nel corso della serata quando torniamo a incontrare nuovamente Saverio. Grazie Saverio. Grazie a voi, ciao. Tutte così, Pino. No, ce n'è qualcuna più grossa, ma se non cala il buio non le becchiamo. Tutta in punta. Già è confortante che ci sono queste prede minori che sicuramente, data la dimensione, rilasciamo. Sì, sì, sì. Vincenzo è un agonista di quelli coscienziosi, bravi, è molto, molto, molto tecnico. Lo ritengo un avversario da battere. Grazie. No, è la verità. Vincenzo, come Saverio, è un mutuato dal fiume, dalle acque interne. Anche lui non ha difficoltà a districarsi sia con lo 0,50 che con lo 0,08, con lo 0,10. Sicuramente è un ragazzo che quando l'ho incontrato aveva alcune difficoltà che nel tempo ha colmato, perché è una persona molto attenta, è una persona che io lo definisco un ladro. Qualsiasi sia la tecnica, lui è uno che ruba e adatta anche alle sue esigenze, è molto bravo veramente. E non lo dico perché è qui, perché è sicuramente uno di quelli che merita. E visto che ci stiamo, ci dici anche come stai pescando, Vincenzo. Sì, praticamente sto pescando nei primi 2 metri, dove diciamo l'acqua
smette di incresparsi. Quindi nel canalone? Sì. Nel canalone sotto riva. La canna che sensibilità, che potenza c'ha? Canna 60 grammi massimo, 130. Questa l'ho aperta perché ho provato fuori, però ho visto che tornava tutto pulito, quindi presupponiamo granchi. E quindi sto provando anche con questa sotto. Ovviamente tra le due la sensibilità maggiore c'è la della Beach Lake, che ha preso più pesci poi oltretutto. Che paratura stai utilizzando? Allora, praticamente è un trave incollato a due ami, con bracciolo 70-80 cm, amo del 12 e perlina Yamashita stile flotterino. Eccolo qua. Vedo che stai utilizzando incollato. Vedo che stai utilizzando un piombo bianco, sì, con l'astina, perché? Sì, perché praticamente, non sapendo che tipo di fondale avevo qui, ho preferito questo piombo, perché nel momento in cui vado a recuperare, il piombo invece di tornare in questa maniera si alza e quindi si sgancia. Però visto che è sabbia possiamo farne anche a meno. Ma che caratteristica, lo vedo... È fluorescente. Ah, perfetto. Sì. È fluo, 100 grammi. Lo ritieni indispensabile, necessario? Lo utilizzi? Dipende. Trovi utilità nel piombo fluorescente? Sì, in alcune serate dove si pesca poco, essendo fluorescente potrebbe attirare... Potrebbe o c'è un effettivo richiamo? No, richiamo? C'è un effettivo richiamo. Cioè tu per la tua esperienza funziona. Funziona, sì. Mi fa piacere. Mentre utilizzando quell'altro andremmo a creare una piccola nuvoletta, però... dipende poi dalle serate. Quindi tu, oltre che la nuvoletta, quindi il richiamo, diciamo, meccanico, utilizzi anche il richiamo visivo? Sì, è chiaro, è importantissimo. Perché essendo fluorescente appunto nell'acqua diventa un punto visibile. Quindi e quindi avviciniamo il pesce alla nostra esca. Quindi si incuriosisce il pesce, sì. Perfetto, grazie Vincenzo. Prego. È stato gentilissimo. Torniamo a trovarti. Quando volete. Siamo in compagnia di Giovanni Napolitano e di Tommaso Bolognini, i nonnetti, fra virgolette, della società. Della società, sono, diciamo, i difensori, va. Sono quelli che hanno molta più esperienza rispetto ai ragazzi. Non posso definirli sicuramente degli agonisti puri, sono dei buoni pescatori, però comunque anche sul campo, in gara, si difendono, sanno il fatto loro. Sono di disturbo sicuramente per tutti i concorrenti della nostra società. Che dire, niente, da me hanno ben poco da imparare, perché anzi forse sono loro che ogni tanto mi trasferiscono qualche esperienza. Sono orgoglioso veramente del loro impegno, del loro attaccamento, della loro abnegazione. Non riesco a trovare il termine giusto, sono sempre presenti, anche quando magari apparentemente gli argomenti che trattiamo sia in spiaggia che in aula, quando facciamo dei corsi o comunque ci scambiamo le idee, loro sono sempre presenti e danno il loro contributo. Li ringrazio veramente, non perché sono presenti, ma perché lo meritano di essere i due agonisti di punta sotto l'aspetto umano della società. Sono, ripeto, dei riferimenti e delle colonne. Nonostante la stazza, la statura. Vabbè, quindi a questo punto niente, chiediamo a loro come stanno pescando, che stanno utilizzando. Come... Per quanto riguarda me, sto usando un long arm fisso, anche perché corrente non ce n'è, quindi in pesca si riesce a stare bene, e poi uno short rovesciato alto col pop-up, con un coreano. Nella speranza che riesca a passare qualche spigoletta, essendo questo un posto prettamente da mareggiata e da spigola, quindi proviamo ad aprire grossa, aspettando che... Invece Giovanni? Io sto pescando sempre con un long arm e uno short rovesciato e con un piombo scorrevole, sempre un'armatura per una spigola, speriamo di prendere qualcuna. Il periodo non è quello giusto, comunque il mare e le condizioni sono ottime, però va bene ragazzi, siamo tutti. Abbiamo lanciato circa sugli 80-90 metri, circa lo scalino dietro l'onda, dove la zona dove pascola il serra o un'eventuale spigola.
Una novantina di metri troviamo un fondale circa alto tra un metro e mezzo e due metri all'incirca, più un metro e mezzo però. Andiamo verso, non so chi, c'è stato un bel attacco, vediamo di che si tratta. A Gianni Pargoletti. Vediamo un po' di che si tratta. C'è, ce l'abbiamo. Probabilmente è un servo. Vediamo un po'. No, si è slamato lì. Si è slamato. Se n'è andato. L'ho visto mentre andava via, mi dispiace, purtroppo. Giovanni! Si è slamato alla fine. Vediamo di innesco. Niente, sfortunato. Si è slamato alla fine. Era bello grosso, un paio di chili andava sicuramente. L'ho visto sul bagnasciuga. Guarda qua, gli ha dato un morso sul cavetto d'acciaio. Pazzesco. Pazzesco. Vabbè, a terra proprio. Sì, sul bagnasciuga, l'ho visto andare via. Mi dispiace. Vabbè, dai, riproviamoci. Proviamo un'altra volta. Dai. Verrà fuori. Se ci sono, verranno fuori, tranquillamente. Aspettiamo. Comunque il momento è favorevole, vediamo un attimino che viene più tardi. Non mi chiedere cos'è, presuppongo un'alga, non sono in grado di poterti rispondere, ma quando c'è la mareggiata, soprattutto di questi periodi, di questi affari sulla spiaggia ne troviamo abbastanza, sono molto numerosi. Non riesco mai a capire di che diavolo si tratta. Puoi provare a spaccarla per vedere com'è dentro? Sì, come no, eccola qua. È gelatinosa. Vedi? Lascia dei filamenti che non so se riesci a vedere. Sì, vedo. Vedi? Sembra quasi un agave. Vedi? Ed è del colore della sabbia, proprio sì, sembra mimetica. Sì, esattamente del colore della sabbia. Ha la consistenza della pelle di un pesce, praticamente. Vedi? Ripeto, credo che sia un'alga, sia un vegetale. Ma torno a dire, nessuno mi ha saputo mai dire esattamente di che parliamo, di che si tratta. La bici Leggering, riproviamo l'innesco della renicola. Un ago fine molto lungo, lo schiena in verticale, molto delicatamente. Ci avviciniamo alla canna, sempre delicatamente, essendo lungo lo tagliamo, lo dividiamo in due, lo facciamo scorrere sui braccioli, uno, delicatamente. Ecco. Proviamo a riprendere un'altra mormora, questa sempre nel sottocosta, essendo una bici leggera, proviamo nel canalone di fuoco. Canna molto leggera, sensibile, e mantiene anche il mare, mantiene molto vivo. Attendiamo qualche altra cattura. Abbiamo lo straniero in squadra, Tilini, che è il nostro nuovo attaccante per il prossimo anno. Sta venendo veramente su bene, Tilin. Come stai pescando stasera? Beh, stasera diciamo che sto pescando con una canna
ha due ami a mormore, l'altro ha un amo sempre a mormore. Che ha innescato? La renicola. Con che piombatura stai? Con uno c'ho il 90 grammi, con l'altro 85 grammi. Beh, che te ne parli di questa attività? Ti piace? Beh sì, mi sto appassionando. Come mai? Tanto. Come mai? Perché io comunque provengo da un paese che esiste la pesca, cioè che è un'isola, quindi essendo un'isola, cioè? Lo Sri Lanka. Vengo dallo Sri Lanka, quindi là si pratica parecchio la pesca. Quindi è una passione che ti porti dalla Esatto, dalla solo nascita. Che qui in Italia non avevo conosciuto nessuno con cui pescare, poi alla fine ho conosciuto voi e mi sto appassionando ancora di più. Quindi possiamo dire che dal prossimo anno sei dei nostri, insomma, come ufficialmente. No. Grazie Tilin, sei certo. Stato veramente molto gentile. Grazie a voi. Oh, ci siamo, la preda principale della mareggiata estiva è la spigola maculata ed eccone una. Non è molto grande, però comunque è uscita, c'è. Poi c'è una mormoretta che comunque, da quello che si vede, rientra nella misura minima di legge, ed è questo che c'è stasera purtroppo. Il mare non granchi a morire, granchi ce ne sono tanti e le condizioni non sono ideali probabilmente. Ripeto, comunque questo è un periodo abbastanza strano perché solitamente la stagione offre molto di più. Speravo meglio, ci credo fino alla fine, ma purtroppo bisogna essere realisti, insomma. La situazione è questa, ci dobbiamo arrendere a quello che riusciamo a catturare. Vediamo un po' nel corso della serata, ma ripeto, non nutro molte speranze. Giusto per correttezza agonistica, per spirito di sportività, non mi sembra il caso di trattenerla. È giusto per dare un'idea della preda, di quella che è la spigola maculata. Adesso Franco, che si è gentilmente offerto, la rilascia. E aspettiamo che cresca. È andato. Rilasciamo anche la mormora insieme alla spigoletta. Aspettiamo che cresca e ci dia soddisfazione successivamente. Che è successo qua, Franco? In pratica la canna ha battuto tremendamente. L'ho tirato un paio di metri, poi ho visto che si è slamato e poi ho trovato questo. Praticamente l'amo ha fatto presa su questo parassita che era in bocca al pesce. Chiaramente il parassita si è staccato per effetto del tiro della lenza e il pesce si è liberato. Grazie al parassita praticamente ha riacquistato la libertà. Questa è la storia. Eccolo qua. Sembra quasi un innesco, sì. Allora, attacco di serra, vediamo che succede. Gianni ha colpito ancora, speriamo che se lo porta a terra. Vediamo un attimino. È andato? C'è? Toglietelo. Toglietevi. C'è. Eccolo. Toglietevi. Vai, che c'è, vai. Eccolo lì, sulla destra. Eccolo. Togliettevi. Vai. Togliettevi. Eccolo lì. Togliettevi, lascia. Eccolo lì. Fanculo. Terra. Prima mi potevi chiedere a pezzo, secondo. Eccolo là. Bravo Gianni. Che bel serrotto. Vai. E finalmente. Questo, quello che dicevo prima, intendevo questo il vero surf. Dopo questo ingarbuglio abbiamo comunque catturato una mormora.
non di grosse dimensioni, però come vediamo dal lato del pesce ci sono delle zecche, sono di casa qua perché è zona sabbiosa. Da noi si dice che quando troviamo delle zecche sono mormore di terra, di sottocosta, che pascono nel sottocosta. Questa volta è stata sfortunata, l'abbiamo pulita dalle zecche, però ora la liberiamo, la ributtiamo a mare, anche perché è sotto misura e non ne vale la pena tenerla. Proviamo qualche cattura più grossa. Perdiamo sempre qua agli ingarbugli, il mare è molto mosso. E ora la ributtiamo a mare. Amici, come vedete, per l'innesco del serra abbiamo messo un trancio di cefalo con un cavetto d'acciaio, l'amo è un 2-0 e poi la prolunga di fluorocarbon 0,50 è circa una cinquantina di centimetri, attaccato su una montatura scorrevole, piombo da 100. Che comunque l'innesco è flotterato, non si vede, però da sotto leggermente forse si vede il pop-up. Ora la rilanciamo sperando che abbocchi un bel serra e chissà anche una spigola, può capitare anche una spigola con questo mare e la zuna, ci può anche arrivare la manciata di una spigola. Ho avuto una mangiata sulla 170 dove avevo l'innesco del trancio di cefalo, si è piegata la canna, sicuramente sarà qualcosa di una preda bella grossa. Penso che sarà un serra o una spigola, vediamo nel recupero. Serra era 170 colpi. Grazie dell'attenzione, sicuramente vi aspettiamo in Puglia e speriamo in una serata migliore. Ciao ciao, grazie ancora. Ciao.